for your warm welcome. As you know, my name is Umberto Gandini and I'm a director at AC Milan, but for this occasion I will perform the role of moderator with two legends of world football that you know much better than me, Diego Armando Maradona and Jose Mourinho, probably the best player of the century and the most winningest coach of the last 10 years, I should say, maybe more. But anyway, before getting into the sessions, which will be in Italian, we have a short movie to introduce our two guests. Poco. Me divertia. Buonasera. Abbiamo alle spalle oltre un secolo di calcio, credo 14 Coppe del Mondo, centinaia di protagonisti impressi nella memoria di milioni di appassionati. E qui abbiamo Diego Armando Maradona, che è il campione del secolo, un esempio inarrivabile di arte applicata allo sport, la capacità di esprimere classe e talento nella naturale realizzazione di un gesto tecnico. Maradona è il dominatore assoluto e incontrastato degli anni più intensi della storia del calcio. José Mourinho è l'altra parte della genialità calcistica, quella che hanno seguito le ultime generazioni, affascinate dalla sua capacità di porsi al comando di un gruppo, trasformandolo in un'armata invincibile nel credo del risultato finale. Mourinho è carisma e lavoro, passione e metodo, ricerca costante ed empatia. Ha vinto da trionfatore in Portogallo, in Inghilterra, in Italia e in Spagna, campionati, coppe nazionali ed internazionali. Conosce il calcio, i media, gli uomini e sa utilizzarli al meglio. La prima domanda, vedendo il filmato che c'è stato, è: cos'è, come avresti allenato Diego e Diego come ti saresti adattato a un allenatore come José Mourinho? Io innanzitutto voglio ringraziare alla gente di essere vicino a José, perché avevo parlato molto di calcio e ho imparato molto di lui con rispetto a come si para, a come si forma una squadra dentro del campo, e mi fa molto piacere di che sia oggi in Dubai. No, io prima devo dire che lui è troppo buono con me, perché siamo amici, per questo lui parla così bene di me. Però la verità è che il calcio è calcio, e il calcio
è di tutti e tutti nel mondo sono innamorati di calcio, non per gli allenatori, però sì per giocatori come lui. Per questa ragione io posso aver avuto successo nella mia carriera, però non si può paragonare un giocatore come lui con un allenatore come me. Lui è il calcio. Ma, Diego, come si concilia il tuo istinto, il tuo genio calcistico che è scritto nel tuo DNA con la programmazione e la metodologia del lavoro di un allenatore? E che differenza trovi lavorare con un club o come selezionatore di squadre nazionali? È molto diverso, molto diverso. Lavorare con una nazionale, tu puoi scegliere i giocatori che vuoi, lo tieni praticamente a disposizione. Dopo viene a fare l'allenatore a Dubai, ti incontri delle difficoltà perché qui manca la formazione praticamente. Lo diceva Michel Platini, che il sudamericano e l'europeo sono abituati a fare delle cose che forse qui negli Emirati non sono abituati. La formazione per me è fondamentale. Se te prendi un ragazzino di 8 a 10 anni e gli dai una formazione calcistica, è diverso a prenderlo a uno che comincia a giocare a 14 o 15 anni. È molto difficile. Per quello devi lavorare, devi stare attento. A me non mi è andato tanto bene, mi hanno cacciato sicuramente. Però io credo che il calcio arabo, credo che ci sono dei giocatori bravissimi, ma le manca la formazione che abbiamo noi sudamericani, che hanno gli europei, no? Cos'è un fenomeno come Diego, come può essere oggi Cristiano, Ronaldo o Messi, che sono molto diversi fra loro, ma come si concilia con le esigenze di una squadra, con la disciplina tecnico-tattica che impone un allenatore? Io penso che loro sono i giocatori che tutti vogliono e che tutti hanno il piacere di avere nelle sue squadre. Se qualche allenatore dice o pensa che è un problema avere un giocatore come loro, io penso di no. Io penso che loro sono i giocatori che fanno la differenza nel mondo, fanno la differenza nella passione, però fanno anche la differenza dentro di una squadra. Ovviamente è più facile vincere con gente come loro che senza di loro, però ovviamente che una squadra è una squadra, loro si devono adattare un poco a quello che è una struttura definita per lavorare in una squadra, però la squadra deve sapere che se loro sono i giocatori più forti, i giocatori più bravi, i giocatori che fanno la differenza, che la squadra deve essere costruita pensando a loro. E pensare a loro è creare dentro di una squadra le meglio condizioni possibili perché loro sono nel suo habitat naturale. Io penso che sarebbe drammatico costruire una squadra e non creare a suo giocatore più importante, più talentoso, non creare per loro le meglio condizioni per che si sentano come pesci in acqua. E penso che sicuramente Diego è un esempio fantastico di questo. La sua Argentina, il suo Napoli, lui ovviamente che si sentiva come pesce in acqua. Per tutte e due, quindi a questo punto come si programma una squadra vincente? È una squadra che
nasce dal mercato, è una squadra che prima nasce